primero que nos viene a la mente es la imagen de la Virgen impresa en la tilma. La prima cosa che mi viene in mente è l'immagine della Vergine impressa nell'umile vestito di un contadino, la tilma. È l'immagine della prima discepola, della madre dei credenti, della stessa Chiesa, che rimane impressa nell'umiltà di ciò che siamo e di ciò che abbiamo, che non vale molto, ma che sarà qualcosa di grande nella misura in cui potrà trasmettere il messaggio di Dio. La Virgen pide a Juan Diego un pequeño trabajo, recoger unas flores. Las flores en la mística significan las virtudes que el Señor infunde en el corazón, no son obra nuestra. La Vergine chiede a Juan Diego un piccolo lavoro, raccogliere dei fiori. I fiori nella mistica rappresentano le virtù che il Signore infonde nel cuore, non sono opera nostra. L'atto di raccoglierli ci rivela che Dio vuole che accogliamo questo dono, che profumiamo la nostra fragile realtà con opere di bene, crescendo nella virtù ed eliminando odio e timori. Non sto io qui, che sono tua madre, cobran un nuovo sentido, ese estar della Virgen. Guardando bene nel messaggio di Guadalupe, le parole della Vergine «Non sono qui con te, io che sono tua madre» acquistano un nuovo significato. Questo esserci della Vergine è rimanere permanentemente impressa in quei poveri abiti, profumati da virtù raccolte in un mondo che sembra incapace di produrle. Virtù che riempiono la nostra povertà nella semplicità di piccoli gesti d'amore, che illuminano la nostra tilma senza che ce ne rendiamo conto, con l'immagine di una chiesa che porta Cristo nel suo grembo. Las rosas. Este es el mensaje. Así sencillo, sin glosa, junto a la seguridad de que ella es mi madre. L'immagine, la tilma, le rose, questo è il messaggio. È così, semplice, senza lucentezza, insieme alla sicurezza che lei è mia madre, che lei è qui. E questo messaggio ci difende da tante ideologie sociali e politiche con le quali questa realtà guadalupana viene così spesso utilizzata per giustificarsi e per fare soldi. Il messaggio di Guadalupe non tollera ideologie di alcun tipo, solo l'immagine, la tilma, le rose.